l'audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Italiana Gestori Aeroporti, Aeroporti e dell'Associazione dei Porti Italiani Assoporti sul trasporto dei vaccini contro il Covid-19. Avverto che l'audizione, conformemente alle deliberazioni assunte dalla Giunta per il Regolamento, sarà trasmessa in diretta sulla Web TV della Camera dei Deputati. Ringrazio i rappresentanti delle associazioni che hanno raccolto l'invito della Commissione, cedo loro la parola, a cominciare dal Direttore Generale di Assoaeroporti, Valentina Lehner, ricordando che l'intervento dovrà essere contenuto in un tempo massimo di 10 minuti. Prego, dottoressa Lehner. Buonasera, innanzitutto vi ringrazio per questa opportunità che ci avete concesso ogni volta che la nostra associazione che rappresenta i gestori aeroportuali è chiamata in audizione presso la Commissione Trasporti e presso le altre commissioni di Camera e Senato. Per noi è sempre una grandissima opportunità perché veniamo chiamati ovviamente a rappresentare quella che è la posizione delle nostre associate su tematiche di assoluta rilevanza. Tra queste tematiche oggi sicuramente riveste grandissima rilevanza quella legata al tema della distribuzione dei vaccini. Una premessa, vorrei premettere che il coinvolgimento di Assoaeroporti che con slancio, se vogliamo, si è seduta al tavolo con gli altri stakeholder della filiera della logistica e dei trasporti, viene vissuta come una grande occasione per mettersi al servizio dello Stato e dei cittadini. Sicuramente gli aeroporti hanno dimostrato in tutti gli scorsi mesi, anche nella fase più acuta del lockdown, di essere un elemento essenziale nella filiera della logistica, mantenendo aperte le aree cargo anche nei momenti in cui appunto l'intero paese era nella fase più grave e pesante di lockdown. Fatta questa breve premessa, per rappresentare come noi viviamo la partecipazione ad una possibile filiera di distribuzione dei vaccini, ripeto, come una grande occasione di essere parte di un servizio alla collettività più che come un'opportunità. Lo dico a chiarimento appunto laddove potesse essere considerata appunto invece una ricerca di nuove opportunità di lavoro, quella dell'interesse dell'associazione alla tematica. E in quest'ottica devo dire ci siamo mossi insieme anche agli altri soggetti della filiera convocando nelle scorse settimane un tavolo che per il momento ha coinvolto solo ed unicamente gli stakeholder della filiera della logistica e del trasporto, ma che speriamo a breve possa tradursi in un'interlocuzione invece con le istituzioni di riferimento, in primis ovviamente col commissario Arcuri, ma anche con le regioni e con tutti i soggetti che saranno interessati dall'iter di distribuzione dei vaccini. Ora, quale può essere il ruolo della nostra associazione in questa fase di pianificazione, di progettazione dei possibili scenari che si verificheranno laddove saremo chiamati alla distribuzione dei vaccini? Io credo che il valore aggiunto dell'associazione dei gestori aeroportuali, che oggi una rappresentanza dei quali mi accompagna in questa audizione perché le competenze ovviamente sono poi specifiche in capo ai gestori aeroportuali, credo che il nostro valore aggiunto sia quello di rappresentare in versione però voglio dire propositiva, anche al fine di meglio organizzarci più speditamente nella distribuzione dei vaccini, quelle che sono le possibili criticità e i colli di bottiglia nella fase di distribuzione del vaccino e ancor prima una fotografia di quella che è lo stato attuale della disponibilità di stoccaggio presso gli aeroporti italiani. Quindi ci siamo seduti con questo spirito, voglio dire, costruttivo e non finalizzato, devo essere chiara ancora una volta perché a volte diciamo ci è stato anche chiesto se avevamo interesse ad essere parte di questa filiera perché la trovavamo come un'opportunità di lavoro. Direi no, direi che quello che prevale è voler essere soggetti che fanno parte di una filiera funzionante, augurandoci che ovviamente non ci siano intoppi o colli di bottiglia proprio nel punto che riguarda i soggetti da noi rappresentati e quindi il momento in cui i vaccini dovessero mai passare per gli aeroporti. Al fine di costruire vari scenari possibili per, ripeto, trovare poi le soluzioni più pronte per trovare un progetto che funzioni e che dall'inizio fino alla fine non si rallenti e non trovi intoppi, abbiamo però bisogno di elementi di conoscenza a priori e questi elementi purtroppo verranno già detto chiaramente i nostri colleghi di Confetra
e delle altre associazioni che avete già interpellato l'altra settimana in audizione, ad oggi non sono noti. E la cosa grave è che non sono noti non solo a noi aeroporti, che se vogliamo siamo solo un piccolo tassello nella filiera di distribuzione dei vaccini, ma non sono noti neanche ai nostri colleghi, sempre nell'ambito aeroportuale, mi riferisco agli handler, ai magazzinieri, agli spedizionieri, cioè a quelle realtà operative che sul sedile aeroportuale più direttamente sono coinvolte dalla gestione dei vaccini. Purtroppo però devo dirvi che queste informazioni mancano alla categoria gestori aeroportuali, come mancano, devo dire, a tutti i colleghi con cui ci siamo seduti intorno al tavolo un paio di settimane fa, che sono le associazioni di categoria dei trasportatori, ANAMA, degli spedizionieri, Farmacom, Assoram, tutta quella filiera che potrebbe essere chiamata, anzi che certamente sarà chiamata poi a rimboccarsi le maniche per la distribuzione dei vaccini. Quindi, che cosa diciamo, possiamo fare noi? Possiamo sicuramente rimboccarci le maniche per ampliare la capacità di stoccaggio dei vaccini oggi disponibile presso gli aeroporti italiani. Abbiamo fatto una fotografia a livello associativo, abbiamo fatto una survey con le nostre associate per verificare quale sia la disponibilità oggi esistente di aree di stoccaggio distinte ovviamente per tipologia di merci a seconda della temperatura a cui queste merci debbono essere conservate. E l'abbiamo fatta distinguendo anche tra nord, centro e sud, perché ovviamente noi dobbiamo essere preparati ovviamente a ricevere i vaccini per la distribuzione sul territorio, senza sapere allo stato attuale però quali siano i volumi e quali saranno i tempi di trasporto di questi vaccini. Quindi, in primis, abbiamo bisogno noi, più che di dare informazioni e confermare la nostra più totale disponibilità a pianificare i vari scenari possibili, a ricevere quelle informazioni di base che servono a qualsiasi soggetto che debba della filiera logistica a programmare in maniera precisa i possibili scenari e accelerare la soluzione di eventuali problemi. Detto questo, però abbiamo voluto comunque attivarci. Abbiamo fatto questa fotografia, abbiamo, diciamo, già depositato agli atti della Camera la ricognizione di questa nostra prima verifica con le nostre associate. Peraltro questa stessa fotografia l'abbiamo allegata a quel documento che la settimana scorsa vi è stato prodotto da Confetra e che era il position paper della logistica. Ripeto, un position paper che è propedeutico all'avvio di una interlocuzione che speriamo di poter avviare quanto prima per poter essere parte di questo procedimento e per non avere poi spiacevoli sorprese laddove poi effettivamente dovessimo essere chiamati alla distribuzione. Dal punto di vista quindi della ricognizione, io non starei qui a dirvi quello che è il risultato della nostra operazione, l'abbiamo messo a disposizione vostra e naturalmente delle istituzioni perché questa stessa diciamo, documentazione è stata trasmessa già formalmente anche al commissario Arcuri. Per quanto riguarda le nostre proposte, vi posso dire che abbiamo fatto una fotografia delle disponibilità esistenti, ma tutti i gestori che noi abbiamo contattato ci hanno chiarito che sono assolutamente disponibili ad ampliare le metrature di stoccaggio a disposizione sui loro scali. Ovviamente noi ci siamo limitati ad una ricognizione immaginando che questi spazi oggi disponibili presso gli scali vengano utilizzati solo con un livello di stoccaggio, ma tutti gli operatori si sono detti disponibili a valutare possibilità di impilare diversi stock di vaccini e quindi la metratura disponibile potrebbe molto crescere. Altri ci hanno specificato, ma questo ritorniamo sempre a quel difetto di conoscenza a priori che abbiamo rispetto ai volumi di vaccini che dovremmo trasportare, ci hanno detto che loro ovviamente sul lato aeroportuale possono intervenire per ampliare le capacità oppure ampliare le modalità di alimentazione dei famosi cool box laddove il vaccino dovesse essere trasportato a temperature talmente basse da dover essere inserito all'interno appunto di cool box autorefrigerate. In quel caso gli aeroporti hanno detto potremo approvvigionare il ghiaccio freddo e insomma, il ghiaccio secco in alternativa a individuare nuovi punti per l'alimentazione elettrica per rendere diciamo,
alimentati costantemente questi pull box. L'importante però è quello a monte di fornirci le informazioni necessarie. Sappiamo che il commissario Arcuri ha scritto alle regioni, però ad oggi non siamo stati contattati ufficialmente, né noi ovviamente a livello centrale, né tantomeno i singoli gestori, dalle regioni di rispettiva competenza. Quindi quello che oggi riscontriamo è un difetto nell'avvio di quell'interlocuzione istituzioni stakeholder che riteniamo sia necessario per poi risolvere i problemi nel più breve tempo possibile. Lo diciamo, ripeto, con un puro e sincero spirito collaborativo e non critico. Ci uniamo in questo anche all'approccio che la settimana scorsa ci ha visto assolutamente concordi di Confetra, cioè l'idea è quella di sollecitare uno scambio per poter dare una mano affinché questa grandissima operazione di logistica e di trasporto poi avvenga senza intoppi o con il minor numero di intoppi possibili, viste le dimensioni appunto del progetto che ci apprestiamo ad attuare. Dopodiché vi do anche un esempio di quelle che sono le possibili criticità che potremmo riscontrare rispetto alle quali ci siamo già fatti una scaletta di quelle che sono possibili soluzioni. Dovremo facilitare quanto più possibile le pratiche doganali, laddove ovviamente vi sia la problematica dello sdoganamento delle merci se i vaccini arriveranno dai paesi extra UE. Dovrebbe essere abbastanza chiaro che non ci saranno invece intoppi con gli uffici sanitari in ambito aeroportuale, perché si tratta di vaccini certificati e quindi non saranno soggetti ad ulteriori controlli sanitari. Dovremo appunto avviare tutta una serie di interlocuzioni anche con gli operatori che lavorano sui sedimi aeroportuali, perché il gestore gestisce l'infrastruttura, però poi sono gli operatori del landing, del cargo, soprattutto a gestire la movimentazione delle merci. Allo stesso tempo questi vaccini arriveranno attraverso vettori o spedizionieri aerei, quindi ovviamente anche il ruolo del gestore sarà quello di facilitare tutte le relazioni affinché questa catena vada avanti più speditamente possibile. Io vi rinnovo la nostra disponibilità, direi che mi fermo qua, rimaniamo a disposizione, soprattutto rimangono a disposizione i colleghi di Roma, Milano e Ancona che gentilmente oggi sono qua in audizione con me, per rispondere ad eventuali invece domande un po' più tecniche. Grazie. Grazie, dottoressa Lenner. Cedo ora la parola a Stefano Corsini, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, che parlerà in rappresentanza di Assoporti, ricordando che l'intervento dovrà essere contenuto in un tempo massimo di 10 minuti. Prego, dottor Corsini. Grazie. Buongiorno Presidente, buongiorno membri della Commissione. Assoporti si è mobilitato in questi giorni per rispondere alle, diciamo, richieste della Commissione e abbiamo fatto qualche approfondimento in merito. Chiaramente per assicurare la consegna delle numerose dosi presso i centri della vaccinazione ci si dovrà affidare al sistema trasportistico e logistico nel suo complesso, anche perché la rapidità nella tempistica tra la preparazione dei vaccini, l'inoculamento, e si parla di circa 14 giorni, richiederà delle azioni sul sistema di trasporto che ovviamente giocherà un ruolo chiave. Il volume complessivo del resto non sarà enorme, in quanto si tratta di pacchi molto piccoli e la modalità aerea avrà certamente un ruolo chiave. Per quanto riguarda invece i porti, sicuramente potranno avere un ruolo chiave i centri di stoccaggio e smistamento, nonché le piattaforme logistiche che ai porti fanno riferimento. Il nostro è un sistema che ormai si sta sviluppando attraverso anche relazioni con gli interporti di prossimità e con relazioni logistiche che hanno carattere di continuità e quindi queste potranno essere sicuramente utili nel momento in cui si decidesse in merito a un piano nazionale delle vaccinazioni, così come a un piano nazionale della distribuzione della vaccinazione, individuando le catchment area di interesse di un sistema portuale e insieme alle sue catene logistiche più o meno organizzate e quindi un sistema che possa rispondere nei tempi e nell'efficienza alle necessità della distribuzione.
I porti hanno, direi, molte disponibilità nell'ambito della catena del freddo. Abbiamo fatto una ricognizione presso le autorità di sistema e le disponibilità sono molto importanti in tutti, quasi la totalità dei porti italiani: Genova, Savona, Trieste, Venezia, Ravenna, Ancona, Civitavecchia, Livorno, Napoli, Gioia Tauro, Bari, Taranto, Palermo, Cagliari. Tutti hanno, diciamo, o la possibilità di stoccaggio di container reefer o comunque catene logistiche più o meno sviluppate, e poi farò qualche numero. A Gioia Tauro ci sono 2690 prese per reefer, a Livorno ne abbiamo 1250, ci sono a Civitavecchia 500.000 metri quadri di aree di stoccaggio frigo, Porto di Taranto ha 900 prese reefer. La catena del freddo dei nostri porti è quasi dappertutto organizzata e quindi potrà sicuramente sostenere le necessità che verranno rappresentate, come diceva la collega. È evidentemente necessario sviluppare un piano complessivo che tenga conto di tutte le capacità logistiche del sistema, al quale noi siamo ovviamente disponibili a partecipare, proprio per contribuire anche noi al sistema nazionale in questo momento di particolare importanza, perché deve vedere tutti i componenti delle istituzioni partecipare in maniera il più motivata possibile. Per esempio, il vaccino della Pfizer ha necessità di essere conservato a temperature minori di 80 gradi. Questo è un problema che va risolto un po' di per sé, ma dovrebbe essere una quantità limitata ai primi periodi. Sembrerebbe invece che la maggior parte dei vaccini siano quelli che devono essere stoccati a temperature non particolarmente elevate, minori di zero, e quindi potranno utilizzare i canali di stoccaggio e distribuzione della catena esistente del freddo nei porti italiani, come vi ho rappresentato. Sembrerebbe addirittura che la COVAX abbia raggiunto già un accordo con la MESC, che ha a disposizione già diverse modalità di trasporto, e quindi qualche organizzazione già è stata messa in campo da parte dei distributori. È chiaro che questa si deve interfacciare col sistema logistico di terra di cui i porti e gli aeroporti ovviamente sono i nodi principali di interscambio. Gli aeroporti potranno fare da centri di smistamento, i porti potranno altrettanto fare da centro di smistamento. Particolare attenzione va posta, come ha rappresentato la collega, agli aspetti doganali. Il porto di Trieste, per esempio, è un esempio importante da questo punto di vista. Il punto franco del porto di Trieste è tale per cui il materiale stoccato può rimanere senza procedure doganali per un tempo indefinito, per tutto il tempo che serve, e quindi può fare da centro di stoccaggio a lungo termine e servire per esempio una certa area. D'altra parte, Trieste stesso ha delle relazioni ben approfondite con gli interporti di riferimento, l'interporto di Trieste e soprattutto, e quindi anche una catena logistica organizzata per servire il territorio. Lo stesso dicasi per esempio a Livorno, dove tra l'altro è già pronto un importante progetto, si chiama Tuscany Parma Valley, che fa capo, diciamo, come localizzazione l'interporto Vespucci, che è ormai un'area retroportuale in quanto partecipata in maggioranza dall'autorità di sistema portuale, e costituisce già una piattaforma logistica legale ideale per la distribuzione del vaccino nelle aree di riferimento. Questo asset ha per esempio una capacità di carico refrigerata pari a 90 milioni di dosi di vaccino a meno 2,8 gradi, dotato di tutti i necessari dispositivi di sicurezza, e può essere
con tutte le piattaforme digitali necessarie per il monitoraggio e il tracciamento delle spedizioni, che può essere pronta, diciamo, nell'ambito di 2 o 3 mesi. E si inserisce in un ambito territoriale dotato di capacità logistiche e infrastrutturali importanti a livello nazionale ed europeo. Quindi tutto il sistema logistico regionale può partecipare a questa attività di distribuzione in maniera organizzata attraverso le relazioni istituzionali che devono presiedere a un'organizzazione di tale importanza. Porto di Ravenna stesso ha delle relazioni con Logipark, magazzino doganale, che ha significative disponibilità nell'ambito della catena del tutto, e anche tutti gli altri porti, dei quali potremo fornire chiaramente nei prossimi giorni una scheda per ogni installazione portuale, in modo tale da poter contribuire e anche con le relative professioni logistiche di prossimità, in modo da poter contribuire al lavoro che dovrà sviluppare il progetto complessivo nazionale, che dovrà capire appunto quali sono i centri di spostamento per le varie aree del paese e fornire le disponibilità attuali e magari integrarle nel momento in cui fosse necessario. Chiaramente questo processo di sviluppo, se ci vede coinvolti, come diceva anche la collega della Associazione Aeroporti, in questo momento di costruzione, potrà massimizzare l'efficienza della nostra partecipazione e anche il potere delle esperienze che ci sono sul territorio, che possono essere trasmesse e fatte conoscere. Sempre in funzione collaborativa, in quanto questo mi sembra una delle maggiori emergenze del paese in questo momento, e noi ci sentiamo come sistema portuale, come abbiamo tenuto aperto durante le fasi più difficili del Covid, mantenendo questo sistema di distribuzione logistica sempre in funzione, con grande attenzione alla sicurezza dei lavoratori, così credo che possiamo essere di aiuto anche in questa fase per quello che sarà necessario, in quanto, come dicevo, alla fine i volumi non si prevede che siano grandissimi, forse saranno per la maggior parte trasportati con mezzi aerei. Vedremo come si distribuirà il carico. Teniamo presente che anche la vicinanza degli aeroporti con i sistemi interportuali relazione ai porti, come per esempio avviene in Toscana, ma anche in altre regioni, dove Pisa è a 20 km dall'interporto Vespucci, ma anche in altri casi questo si potrà sicuramente verificare, possono integrare una catena logistica che magari può evitare di sviluppare catene del freddo degli aeroporti, ma utilizzare quelle che già ci sono, con risparmi di tempo comunque e incremento. Ecco, questo posso dire al momento, di massima disponibilità a partecipare al processo di elaborazione del progetto nazionale, e niente, rimaniamo disponibili per le domande che vorrete farci. Grazie. Bene, grazie dottor Corsini. Saluto anche il segretario provinciale che vedo che è vicino a lei. Ora chiedo ai deputati se intendano intervenire. Onorevole Rizzi. La commissione mi chiede di intervenire. No, allora, io intanto ringrazio sia gli operatori aeroportuali che Assoporti per quanto concerne l'audizione. È evidente che questa commissione si trova ancora a non averle interloquito con chi poi è direttamente responsabile della gestione di questa emergenza, che è
il commissario Arcuri, per cui per capire effettivamente quali saranno poi le caratteristiche del vaccino, perché negli ultimi giorni ci è stato detto in via informale sostanzialmente che questo vaccino non avrebbe più bisogno di celle frigorifere a meno 80, probabilmente non avrebbe più bisogno neanche di celle frigorifere, perché verrebbe rilasciato in sostanzialmente monodosi con ghiaccio secco che consentirebbero al vaccino di poter rimanere per fino a 20 giorni con i cambi delle stecche di ghiaccio secco ogni 5 giorni sempre attivo, e quindi anche questo cambierebbe ulteriormente la situazione. Mi piacerebbe avere un po' più di chiarezza. È evidente che sia il settore aeroportuale che quello marittimo, insieme a quello dell'autotrasporto, sono gli elementi su cui si baserà la nostra catena logistica per la distribuzione del farmaco. Quindi io mi riservo, appunto, nonostante le preoccupazioni che ho, in quanto ad oggi questa commissione non ha ancora avuto, diciamo, nessun chiarimento ufficiale rispetto a quella che è l'intenzione da parte del governo e del commissario della protezione civile di come gestire la distribuzione. Speriamo nelle prossime giornate di avere queste audizioni e questi chiarimenti, perché effettivamente se no il lavoro rischia di essere un po' inutile. Poi io ringrazio per le varie considerazioni, tra l'altro saluto in particolare il presidente Corsini, che conosco personalmente, come anche sono tra l'altro due settori, sia quello dei porti che quello degli aeroporti, che in questo momento soffrono fortemente per i problemi legati al Covid, e quindi di cui mi auguro che in questa finanziaria ci sia lo spazio per trovare sia i fondi per il settore aeroportuale, magari anche vedere di riuscire a modificare la norma sulla cassa integrazione, visto che nel sistema aeroportuale il tema è anche legato a quello, visto che ha delle regole diverse rispetto alle altre casse integrazioni, e sul settore dei porti trovare dei ristori per gli operatori, sia sul settore terminalistico e croceristico armatoriale. Per cui io vi ringrazio per gli interventi, non ho delle domande specifiche, in quanto prima di dovrei avere, come posso dire, la materia del contendere, ma di questo fantomatico vaccino se ne legge sui giornali, ma qua la Camera dei Deputati non se ne parla, quindi nel momento in cui avremo l'audizione di Arcuri, poi mi riserverò al limite di fare delle osservazioni allo stesso, e magari poi di poter anche eventualmente reinterloquire con gli operatori, perché se non sappiamo cosa dobbiamo trasportare, in quali condizioni, è anche difficile capire se siamo attrezzati o meno per farlo. Grazie. Grazie onorevole Rizzi. Cedo la parola ai rappresentanti di Assoaeroporti per un'eventuale replica. Eccomi, allora intanto ringrazio l'onorevole Rizzi per le rassicurazioni in merito alle misure di intervento e di sostegno diretto al nostro settore. Diciamo, in tante occasioni ultimamente abbiamo avuto modo di interloquire anche per sollecitare un intervento del governo e anche parlamentare a sostegno della nostra filiera. Il tema non è quest'oggi, ma insomma lo ringrazio molto per le rassicurazioni che ovviamente ci stanno parecchio a cuore. Rispetto all'intervento, diciamo, sul tema sempre della distribuzione dei vaccini, tra i vari punti di domanda noi ci poniamo, devo dire che uno dei quesiti è proprio come saranno trasportati i vaccini. Il collega di Assoporti diceva che probabilmente saranno trasportati per la maggior parte attraverso il mezzo aereo. Noi, devo essere sincera, non abbiamo gli elementi per dirlo, perché non è affatto escluso invece che la buona parte dei vaccini vengano trasportati su gomma,
se effettivamente saranno prodotti in Belgio e se la Pfizer preferirà trasportarli, diciamo, attraverso quella modalità. E qua ritorniamo sempre all'assunto iniziale. Noi offriamo la massima disponibilità, ci stiamo diciamo, preparando e rimboccando le maniche rispetto ai vari scenari che si prefigureranno, ma finché non conosceremo le specifiche anche del vaccino, non sapremo neanche se la maggior parte dei vaccini si muoveranno, ripeto, sulla gomma piuttosto che presso gli aeroporti o presso i porti. Rinnoviamo la nostra disponibilità, abbiamo visto nel calendario delle audizioni che a breve avrete modo di audire anche il commissario Arcuri e quindi sicuramente saremo tutti orecchi. Io non so, diciamo, a livello personale, diciamo, mi rimetto per quanto riguarda la ricognizione sulle specifiche capacità dei nostri aeroporti, ripeto che abbiamo per il momento distinto tra Nord, Centro Italia e Sud al documento che vi abbiamo mandato. È un documento parziale, questo sappiate, l'abbiamo fatto anche un'operazione di sintesi nel momento in cui abbiamo chiesto alle associate di dirci le metrature di stoccaggio disponibili. Noi abbiamo fatto un esercizio guardando allo stoccaggio a temperatura controllata. Abbiamo chiesto e quindi poi abbiamo fornito a voi i dati delle metrature disponibili nello stoccaggio di vaccini che possono essere conservati a temperatura tra i più 2 e i più 8 o fino a meno 20 gradi. Se la temperatura dovesse essere inferiore ai 20 gradi, come si dice, meno 70, a quel punto non abbiamo più bisogno di andare a monitorare quali sono le aree di stoccaggio refrigerate, perché appunto interverranno invece quelle modalità di trasporto che ha detto anche l'onorevole Rixi attraverso dei cool box autorefrigerati o col ghiaccio freddo perché alimentati, diciamo, per via elettrica. A quel punto non abbiamo più un problema, di andare a verificare le metrature disponibili perché quelle saranno sostanzialmente limitate. Poi vi era stato rappresentato la settimana scorsa anche uno dei nostri motivi di solerzia per intervenire e capire se saremo parte di questa filiera, è che ovviamente tutto ciò che le aree cargo degli aeroporti sono sostanzialmente attualmente impegnate dal transito delle merci ordinarie. Con gli aeroporti con cui ha parlato mi hanno sempre detto tutti: naturalmente noi potremo valutare di smistare diversamente le merci, di dare priorità ovviamente al trasporto dei vaccini. Si tratta semplicemente di cominciare a preparare tutti i vari scenari possibili. Quindi non possiamo che rinnovare la nostra assoluta disponibilità e anche fame di notizie e di dati. Forse voi l'avrete direttamente dal commissario Arcuri in audizione. So che effettivamente adesso, anche il lato istituzionale si sta molto muovendo nella pubblicizzazione di quello che sarà il piano dei vaccini, quindi mi auguro che poi saremo coinvolti direttamente. Non so se gli avvocati, se gli aeroporti hanno, diciamo, modo di intervenire, se vogliono aggiungere nulla rispetto a quello che ho detto io, o soprattutto se avete ulteriori richieste da sottoporci, insomma. Grazie. Grazie a lei. Peraltro ci tengo a precisare che noi avremo l'audizione del dottor Arcuri, il 3, quindi già questa settimana e successivamente anche un po', alla luce di quanto sosteneva prima l'onorevole Rixi, potrebbero esserci anche esigenze di riascoltare gli operatori, quindi sarà nostra cura farvelo sapere. La ringrazio anche del contributo che ha già inviato e che è già stato distribuito. Cedo ora la parola ad Assoporti per un'eventuale replica. Grazie Presidente. Sì, sicuramente una parte del trasporto avverrà via camion. Appunto, io ho detto che è importante l'integrazione tra i nodi di interscambio e le catene logistiche che adesso fanno capo proprio perché devono integrare diverse modalità di trasporto. Questo è chiaro, dobbiamo capire da dove verranno i vaccini e quali saranno i sistemi di trasporto che verranno privilegiati nelle varie aree del paese. Dobbiamo chiaramente sempre far riferimento a un progetto che ancora deve essere sviluppato e che deve trovare la sintesi di tutti i sistemi logistici in relazione alle modalità di trasporto scelte, alle aree di provenienza e alle capacità, diciamo, del nostro sistema eventualmente integrate di far fronte nel minor tempo possibile. Ripeto, siamo sempre a disposizione, proprio
proprio per approfondire come associazione delle autorità di sistema portuale, tramite l'esperienza di questo settore che contempla circa 1500 esperti della materia, che possiamo collaborare a trovare le soluzioni più efficienti, più efficaci e più utili per il Paese. Grazie Presidente, ringrazio entrambi i rappresentanti di Assoaeroporti e Assoporti e dichiaro conclusa l'audizione.